Le novità in oftalmologia, partendo dall'intelligenza artificiale, sono state al centro del congresso formativo curato dal presidente Valdo Paolone dell'unità operativa oculistica Pierangeli e dal responsabile scientifico Vincenzo Cicciarelli dell'oculistica Pierangeli di Pescara. L'appuntamento che si è tenuto all'hotel Villa Maria di Francavilla al Mari ha proposto un focus tra aggiornamenti e acquisizione delle recenti conoscenze e innovazioni nella cura delle principali patologie dell'occhio. Come tutte le branche scientifiche, anche nella medicina si sono stanno facendo dei progressi notevoli, specialmente a riguardo dell'applicazione delle intelligenze artificiali, che praticamente specialmente dopo l'epoca Covid, riesce a dare un nuovo quadro diagnostico e anche per i trattamenti terapeutici delle varie affezioni presenti nel nostro campo. Quali sono le patologie più diffuse e quali sono i passi avanti circa queste patologie dell'occhio? Si va sicuramente dalla semplice miopia nell'infanzia, dove si affronta l'argomento cercando di migliorare le situazioni già nelle prime età infantile, ma anche nelle altre patologie tipo l'ipertensione oculare, cioè nel glaucoma, tipo nella retinopatia diabetica, dove si fanno delle diagnostiche con intelligenza, aiutandosi con l'intelligenza artificiale che ci prepara proprio delle mappature delle varie patologie che noi abbiamo. Dottore, ma l'intelligenza artificiale può essere da supporto, non potrà mai sostituire comunque l'essere umano? Ci dovrà sempre essere il medico dietro all'intelligenza artificiale che praticamente può discendere le varie patologie, ma certamente con l'intelligenza artificiale si toglie molto della responsabilità, ma anche della diagnostica per l'esecuzione di vari esami. Dottore, interessante la scelta del tema, novità nel campo dell'oftalmologia e le chiedo quali sono queste novità. Sì, quest'anno abbiamo deciso di mantenere un tema di ampio respiro perché ci sono state numerose novità in molti ambiti dell'oculistica nell'ultimo periodo e quindi abbiamo deciso di generare un focus sulle varie patologie e sui vari elementi diagnostici terapeutici che per ogni patologia nell'ultimo periodo sono emersi. Come ogni anno abbiamo raccolto l'adesione di numerosi colleghi in ambito universitario ASL, assolutamente di primo rilievo a livello nazionale, e oggi avremo la possibilità di confrontarci, cosa sempre utile, sempre costruttiva nel percorso di crescita e di aggiornamento di ciascuno di noi.